Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Certo. Gianni, Corsa di Casa, un appuntamento speciale. Sì, la 16ª edizione, io ne ho corse 14, ma sono mancato due volte. Quest'anno voglio farla, non sono allenatissimo, ma comunque ci voglio essere. Nella nostra città, nei nostri portici, nelle nostre piazze, perché Bologna è proprio bella. Chi arriva per la prima volta si sorprende, perché dice: ma non credevo mica che Bologna fosse così. Sì, è vero, è vero. E verranno da tutte le parti. Hai corso sui palchi e sulle strade di tutto il mondo, ma correre qui in questo centro è diverso. Assolutamente, questa è la mia città, io mi sento molto orgoglioso di essere bolognese, di poter correre proprio nel centro della città, che è occasione proprio di vedere cose che a volte non, in automobile così non riesci a vedere. È una corsa bellissima che cresce di anno in anno, noi siamo veramente felici che arrivino da tutte le parti per correre questa Run to Nap, che poi Run to Nap vorrebbe dire prepararsi a, sì, a che cosa? Prepararsi agli impegni maratona, mezza maratona, autunnali e invernali, quindi da qui quindi si noi parte, siamo i primi importanti, possiamo dire, dopo le vacanze, dopo la pausa estiva, è un primo test, una gara muscolare, e se esci forte da qui, dopo le maratone le fai. Poi ogni anno c'è un qualcosa in più, no? Arrivano sempre più persone, quest'anno arriviamo al record? Sì, penso di sì. Io penso di sì, ormai questi 3-4 giorni che mancano dovrebbero portarci al quel famoso un iscritto in più rispetto all'anno scorso. Sì. Siamo partiti nel 2002, ci furono mi sembra 500-600 persone, sì, sì. Adesso siamo intorno alle 4.000. Quasi 4.000, ma la cosa importante è che ogni anno noi leggiamo anche sui social che per tanti è la prima volta. Prima mezza maratona sono agitato, sono emozionato, chissà come andrà, e questo è l'obiettivo che vogliamo perseguire. Cioè dal divano di casa, sì, alzarsi, non guardare solo la televisione, ma mettersi un po' in movimento. Prima camminare e poi magari correre e poi finalmente insomma fare anche qualche chilometro. A parte tutte queste notizie tecniche, insomma, Bologna, città eccezionale, io non posso mancare, quindi anche se non sono allenatissimo sarò presente. Senza Rovazzi. Rovazzi sta girando un film, tra l'altro, non credo. Vabbè che di domenica è libero. Ieri sera c'era, però non credo che possa venire. Poi non corre mica tanto Rovazzi. Con un percorso stupendo attorno alle due torri, è un percorso spettacolare, anche ieri abbiamo avuto modo di fare un sopralluogo e abbiamo capito quanto sia bello correre in una città come Bologna chiusa dal traffico. Ci sono tanti partecipanti iscritti da tutto il mondo, a tutta Italia, siamo contenti, speriamo che sia una bella giornata, ma è ancora tempo utile per iscriversi, fino al giorno 6 ci si può iscrivere alla mezza maratona. C'è aria di record? Ma devo dire di sì, ogni anno abbiamo battuto il record dell'anno precedente e speriamo che quest'anno di avere almeno un iscritto in più, anche perché abbiamo fatto tanto per coinvolgere i giovani con degli sconti, tantissime donne, quasi un migliaio, insomma siamo molto fiduciosi di battere il record dello scorso anno. Tra le novità di quest'anno c'è anche il passaggio alla WISP. Sì, questo è importante perché abbiamo cercato di così facilitare l'approccio anche ad una gara competitiva come questa, togliendo un blocco in più che era l'obbligatorietà di avere una tessera FIDA alla WISP. Quindi chi anche non è tesserato, basta un certificato medico e può partecipare a una gara internazionale come Run to Nap. I favoriti di quest'anno? Questa è una cosa che si è parlata a pochi minuti in conferenza stampa, nemmeno io conosco i nomi, però posso dire quasi certamente che quest'anno probabilmente vincerà un italiano. Finalmente dopo 16 anni è probabile che quest'anno sarà la volta di un italiano, speriamo. Assessore, una corsa importante per la città. Sì, direi la mezza maratona di Bologna, oltre 4.000 atleti, tantissima passione. Devo dire che è un appuntamento molto atteso e siamo orgogliosi di riuscirlo a organizzare ogni anno. È stato questo grido di dolore della FIDA, dell'atletica leggera, sulle piste, sugli impianti, la sua risposta? Beh,
il movimento dell'atletica è sicuramente un movimento che in questo momento sta riscoprendo grandissimo interesse, anche grazie a queste grandi manifestazioni. Oltre alle manifestazioni è importante però sostenere il movimento di base attraverso gli investimenti sull'impiantistica. Bologna è la città che in Emilia Romagna ha il maggior numero di impianti sportivi comunali, ne abbiamo 150. Il nostro piano strategico sta arrivando al termine, una discussione che è durata alcuni mesi, a ottobre lo chiudiamo, vorremmo investire 7 milioni di euro, questa è la cifra che ci serve per riuscire a mettere a posto tutti gli impianti sportivi, fare un intervento anche sugli impianti dell'atletica, sia per avere un impianto d'atletica di base, sia per avere uno spazio che possa accogliere anche eventi nazionali. Ci serve una mano dalla regione, i soldi del governo li abbiamo, il comune farà la sua parte, parteciperemo al bando regionale e speriamo che Bologna abbia questo riconoscimento, perché è il capoluogo della regione e ha soprattutto tanti impianti. L'atletica ha bisogno, ma non c'è solo l'atletica, quindi vogliamo davvero sostenere lo sport di base in modo trasversale. Lo sport resta uno strumento di promozione per questa città, come lo è questa porzione? Lo è assolutamente, noi stiamo lavorando su tanti fronti a livello nazionale e internazionale, dal nuoto al basket, alla pallavolo, appunto all'atletica, sono molti gli eventi che stanno portando visitatori a Bologna, alle Olimpiadi abbiamo visto ottimi risultati, anche ai giochi paralimpici, ci sono in tutti i tornei internazionali bolognesi che hanno medaglie, quindi è significato che c'è uno sport di base molto forte. Io stesso in questi giorni ho annunciato che il comune intende costruire un progetto sui defibrillatori per coprire tutte le palestre scolastiche, oltre l'obbligo di legge. Noi vogliamo che Bologna sia sulla salute e sullo sport all'avanguardia, più avanti anche di quelli che sono i target nazionali, per cui il comune insieme al 118, i servizi scolastici, l'ASL e dei partner privati vuole mettere in campo un progetto per coprire tutte le palestre scolastiche e avere questa rete salvavita capillare diffusa, perché vogliamo che il movimento sportivo e le famiglie siano tranquille nel mandare i propri figli a fare le attività agonistiche. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.